innanzitutto devo ringraziare Anselmo e tutto il gruppo. Io lo voglio ricordare, questo gruppo, diciamo, in questo gruppo c'è anche tanta gente che ha una storia lunga a Fiumicino, però è un gruppo che poi si è rinnovato completamente, una squadra assolutamente nuova, con tanta gente, con tante donne, con tanti uomini, ragazzi, con tante energie, con tanta esperienza, e questo gruppo si è misurato lo scorso anno nelle le elezioni comunali e ha aperto un nuovo percorso, un percorso proprio sul territorio, tra la gente, zona per zona, referente per referente, con tantissimo entusiasmo. Io voglio ricordare solo che noi poi ci siamo ritrovati anche quando io sono stata in regione e abbiamo fatto delle battaglie, penso, uniche. Abbiamo tirato fuori cose che nessuno aveva il coraggio di tirare fuori, perché non ce lo dimentichiamo. Qui c'è un ponte che è tuttora in una situazione molto precaria, su cui noi abbiamo fatto una battaglia, perché qualcuno voleva dire è tutto a posto a Fiumicino, il ponte è in ottima salute, va tutto bene. Beh, noi siamo stati, abbiamo indagato, abbiamo fatto tutte le verifiche e abbiamo scoperchiato invece una situazione inaccettabile, cioè un allarme che era stato lanciato già a maggio, una situazione di precarietà estrema. Ecco, nessuno diceva una parola. Noi invece abbiamo avuto il coraggio di fare una battaglia e continueremo e la porteremo fino in fondo. Queste battaglie si possono fare solo quando c'è una squadra vera dietro, quando c'è il coraggio anche di sfidare qualche potere forte del territorio, no? Perché il sindaco negava tutto. Presidente della regione, lasciamo aperte, dava manforte al sindaco e negavano tutto, tutti gli assessori negavano tutto, tutto stava andando per il meglio e tuttora va per il meglio. Ecco, il nostro gruppo no, il nostro gruppo non fa compromessi, il nostro gruppo è un gruppo libero, pertanto non abbiamo né padrini né padroni, noi facciamo solo quello che serve al territorio, quello che è nell'interesse del territorio e del cittadino. Non ci fa paura nessuno, non ci spaventa nessuno, non ci ricatta nessuno, non ci condiziona nessuno. Guardate, questa può essere pure una scelta un po' complessa, no? Perché forse è più facile no? Mettersi in coda, mettersi magari in qualche cantuccio, in posti più tranquilli, in posti più confortevoli, però vi assicuro che quando uno è libero è più felice. Quando uno è libero e fa il bene del territorio è più felice, è più soddisfatto, c'ha la coscienza a posto e normalmente si fanno sempre le migliori battaglie. Quindi io sono, lo voglio dire, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto tanti momenti insieme, però lo voglio dire pubblicamente, questo è un gruppo straordinario, veramente 10 e lode, una vera risorsa preziosa anche per il partito a cui noi abbiamo aderito, che è Fratelli d'Italia, ma non è stata una semplice adesione. Noi vogliamo proprio portare un progetto, Linfa Vitale, ci abbiamo tantissime idee, ci abbiamo anche tanta energia per portarle avanti. Ecco, su questo volevo dire una cosa, Anselmo, io non ritorno su Fiumicino perché Anselmo ha detto tutto, però il voto per le europee deve essere, oltre che un voto per le elezioni europee, deve essere un messaggio che questo territorio lancia al sindaco, alla giunta e alla giunta regionale, cioè in forza di un voto popolare noi dobbiamo dire che non ci stiamo, che le cose non ci vanno bene e che le cose devono cambiare, perché così non ci possiamo stare, così non ci possiamo rassegnare. Quindi questo sarà importante, eh? Cioè questo sarà un segnale che va dato all'amministrazione e secondo me le elezioni sono il momento più importante, perché fino a quando non ci sono le elezioni chi comanda comanda, e scusate il termine, se ne frega del cittadino, no? Perché tanto sta lì, c'ha la sua poltrona, c'ha la sua rete, c'ha la sua forza, no? Decide, spadroneggia, no? Detiene il potere e spadroneggia. Quando ci stanno le elezioni tutto questo non conta, perché ogni voto conta, ogni persona conta e
un voto più un voto più un voto fanno un'onda d'urto, ok? Un bello schiaffo gli dobbiamo dare, per carità, no? Schiaffo in senso metaforico, no? In senso politico ci mancherebbe altro. Però bisogna che si senta questo, no? Il fragore, diciamo, di questa onda, no? Ok? Bisogna fargliela sentire che le cose qui non vanno e che quindi loro non si possono accomodare i loro interessi e fregarsene del territorio. È possibile. E vedrete che gliela darete una lezione, io sono sicura.